Centinaia di persone hanno partecipato domenica 17 luglio alla rievocazione della storica battaglia al Colle della Setta, con cui si celebra anche la festa del Piemonte. Era il 19 luglio 1747, quando l'epica resistenza dell'esercito austro-piemontese contro i francesi pose le basi dell'allargamento dei confini della nostra regione. A 2500 metri di quota si affrontarono 20.000 francesi guidati dal cavaliere Bellisle e i 7.500 piemontesi del generale Cacherano di Bricherasio. La manifestazione è la festa del Piemonte al Colle della Sietta, che è arrivata alla sua 49esima edizione in occasione del 269esimo della battaglia. Ci sono tre aspetti, la giornata si articola in tre punti diversi: l'alzabandiera prima, la Santa Messa in piemontese, appunto per questo ricordo della festa del Piemonte. Si passa poi a un momento istituzionale, all'obelisco che è stato costruito nel 1882, proprio nel punto dove c'era la parte più avanzata delle difese piemontesi, la cosiddetta butta. Quindi qui il ricordo dei caduti con deposizione di corona all'obelisco, e un'ultima parte folcloristico della rievocazione della battaglia con figuranti in uniforme riprodotta del tempo, e dopo un momento conviviale tutti quanti attorno ad un tavolo con buona barbera da bere i piemontesi. Questa fu la battaglia dei granatieri che respinse definitivamente le mire espansionistiche della Francia del Re Sole e ne fermò l'avanzata in Piemonte e diede inizio a quel regno di Sardegna, la trasformazione del Ducato in regno di Sardegna, che poi arrivò al Regno d'Italia, alla Repubblica Italiana. Qui, su questo punto, i granatieri combatterono e conquistarono quei bianchi alla mare che ancora oggi portano orgogliosamente sulla divisa che sono il nostro vanto. Si trattò di una vittoria eroica e l'ironico appellativo dei piemontesi, Bujaneng, deriva proprio da questa battaglia. Ogni anno le istituzioni, tra cui il Consiglio regionale, partecipano con i rispettivi gonfaloni alla rievocazione. Quest'anno, nella ricorrenza, è stata anche ricordata la strage di Nizza, avvenuta appena qualche giorno prima. Per noi ricordare questo fatto vuol dire riconoscere che dietro nel nostro passato c'è la nostra storia, e che la nostra storia è il presupposto per costruire un'Europa di pace. Lo diciamo anche, ahimè, a pochi giorni da una strage che ha toccato tutti noi, la strage di Nizza, in un periodo in cui sono successe altre stragi, in cui delle parti di popolazioni sono convinte, no, che con la guerra si possa consolidare il vantaggio di qualcuno. Chi è qui oggi è convinto che ricordare la storia vuol dire far sì che qualcuno sappia che il passato ci appartiene, che questa libertà che è stata conquistata è frutto del sacrificio di vite umane, e che noi dobbiamo guardare all'Italia e all'Europa in un senso di speranza, e in una speranza includente. Noi come Consiglio regionale siamo presenti proprio perché vogliamo rappresentare al meglio un simbolo importantissimo della nostra regione, che è ad esempio la festa della Sietta. In Piemonte abbiamo bisogno di una forte simbologia che vada nella direzione della storia e dell'identità, e proprio per questo anche nei prossimi mesi approveremo la nuova legge regionale del Piemontese.